Ciao a tutti ragazzi, oggi 14ª tappa di questo tour con la Bahrain McLaren, una tappa che potrebbe essere adatta alle fughe come anche a quei corridori esplosivi sulle brevi salite. Quindi andiamo a giocarla e magari nel finale si potrebbe provare qualcosa, forse anche con Landa, vediamo. Eccoci alla partenza di questa tappa. Io voglio provare a mettere in fuga addirittura Colbrelli perché potrebbe anche essere favorito. Farlo rimanere nel gruppo, nel senso potrebbe essere comunque uno dei favoriti in caso di arrivo di gruppo. Però secondo me potrebbe veramente arrivare la fuga e in più comunque ci aggiudicheremo 20 punti per la maglia verde in teoria, se riusciamo a passare primi allo sprint, il che non è male e in più siamo liberi di fare il finale se vogliamo con Landa tranquillamente, senza dover tenere lo sprint di Colbrelli. Quindi vediamo subito se attacca, eccolo qua che è già pronto a seguire gli attacchi. Va a seguire l'attacco di Arviti. Quindi vediamo subito se appunto la fuga può andare con dentro il nostro Colbrelli. Ora diamogli che collabori. Andiamo subito. Per ora non sembrerebbe, infatti viene ripreso. Allora direi ancora segui gli attacchi a Colbrelli. Perfetto, ora vanno via questo gruppetto di 4. Andiamo subito a dargli collabora. Vediamo anche i 4. Arviti, Paquer, Herman e Colbrelli. Quindi direi anche una buona fuga, però sembrerebbe che il gruppo lascia fare. E infatti così è, quindi io direi di vederci nel traguardo volante appunto con Colbrelli. 3 km al traguardo volante, quindi rimaniamo qua nella fuga con Colbrelli, proviamo ad aggiudicarci questi 20 punti, mi metto anche l'ultima posizione di questo gruppo così poi potremo appunto scattare. Prenderli magari alla sprovvista, però come vedete ora saltano i cambi perché ci dovevo essere io a dare il cambio, quindi la tiro un attimino. Ora vai, vorrei che ripassassero gli altri. Non passano. Sto io davanti, allora aspettate. Vai, Trentan Parker all'attacco. Noi riprendiamo subito la scia. Dovremmo vincerci questo sprint abbastanza agevolmente. Infatti, così è. E ci prendiamo questi 20 punti. Buonissimo. 7 km e mezzo al traguardo, c'è la possibilità che la fuga arrivi perché ha 44 secondi di vantaggio, che sono pochi, però mi sa che sono abbastanza per provare appunto a far sì che la fuga arrivi. Tanto guadagniamo qualcosa in queste curve, quindi teniamo questo piccolo vantaggio che ci siamo creati quando manca 1 km all'ultimo GPM di giornata, che è solo in quarta categoria. Teniamo d'occhio dietro gli altri, diamogli anche il gel blu a tutti quanti. E diamo anche a Landa, va, di seguire gli attacchi in caso che ce ne fossero. Mentre noi qua davanti con Colbrelli, 8 secondi di vantaggio, 7 ora. 500 metri, io provo a scattare come se andassi a fare la volata del Gran Premio della Montagna, giusto per incrementare un po' di vantaggio. Quando siamo a 4 km e mezzo all'arrivo, prendiamo poi il gel rosso. Vediamo che la barra blu basti per arrivare fino al traguardo. Sembrava che ci fosse un po' di discesa dopo questo GPM, ma mi sa che non c'è. Però abbiamo un buon margine, 29 secondi di vantaggio su Erviti che è l'unico che si è staccato dagli altri. Adesso è stato raggiunto anche da Paquer. Mettiamoci un attimo in posizione aerodinamica qua che le pendenze ce lo consentono. Mentre dietro vedo il gruppo che si è un po' frazionato. Qua davanti direi che per Colbrelli siamo a posto, quindi andiamo con Landa. Che non deve assolutamente perdere nulla. Diamo anche a Colbrelli che ne so, il ritmo al 100 credo che vada più che bene. Quindi teniamoci qua con Landa che è meglio. Siamo vigili, per ora siamo nel gruppo, quindi dovrebbe essere a posto. Un po' indietrino, però a postissimo. Abbiamo preso anche tutto il gel rosso, ci riportiamo davanti nelle prime posizioni. Mentre davanti il nostro Colbrelli sta andando a vincere una tappa importantissima perché prendiamo tanti punti per la maglia verde. Mentre dietro parte la volata con tutti i migliori, noi andiamo a farla con Landa, giusto perché non si crei qualche buco. Allora, quindi direi con i migliori, quindi a posto anche per Landa. Grandissima vittoria con Colbrelli, vediamo appunto nella classifica cosa cambierà, soprattutto nella classifica della maglia verde.
Ed ecco le classifiche di questa splendida quattordicesima tappa che viene vinta appunto dal nostro Colbrelli. Purtroppo degli altri in fuga sono stati ripresi, quindi peccato perché ci potevano strappare punti importanti per la maglia verde ai nostri rivali. Invece purtroppo arriva secondo Christoph, terzo Iwan. Comunque vedo Sagan nono e Bennett non compare neanche tra i primi, nella prima pagina, quindi direi che ha perso molti punti. Quindi vediamo appunto le classifiche generali, dove per la maglia gialla non cambia nulla, tranne che Benoît passa Pogacar per la sesta posizione. Noi rimaniamo sempre ottavi, decimi a 5 minuti e 48 da Bernal, che è il leader. La maglia poix, sempre primo e secondo, il nostro Bilbao e Puls. E la maglia verde passiamo primi, quindi ci prendiamo anche la maglia verde con Colbrelli, 256 punti contro i 222 di Sagan e i 208 di Bennett. Ok, però anche a Van Aert che piano piano si riporta un po' sotto a 183, quindi occhio anche a lui. Classifiche dei team, sempre secondi a 5 minuti 50 dal Team Ineos. E primi ancora nella classifica combattività con Bilbao. Quindi io direi che ci vediamo domani per la quindicesima tappa di questo Tour de France. Ciao ciao a tutti!